Se noi andiamo a fare un render, la semplice linea che abbiamo tracciato del disegno non viene renderizzata perché non ha superfici. Ci sono diverse strade per dare uno spessore a queste linee. Possiamo usare Freestyle, che è piuttosto laborioso. Potremmo usare Line Art, che è anche piuttosto laborioso. Potremmo convertirlo in curve e poi andare a fare uno spessore delle curve adeguato. Il problema è che in questo modo non abbiamo delle tracce omogenee. Se noi andiamo a vedere da vicino, vediamo che non sarà così preciso il tracciamento delle linee, cioè non avremo una linea omogenea anche lavorando con i parametri. Il metodo che io uso, che ho trovato il più pratico di tutti, è semplicemente quello di convertirlo in grease pencil. La cosa da ricordarsi assolutamente è di spuntare keep original, cioè di mantenere l'oggetto originale, altrimenti perderemo diversi dati sui punti nel nostro disegno perché i vertici vengono spesso arrotondati. Lo spessore di solito che si usa è un 15, ma in questo caso che vedo che le linee sono un po' grosse, possiamo anche usare un 20. Ecco, in questo modo, con un colpo solo e molto velocemente, otteniamo un disegno con le linee molto precise. Oltretutto, essendo quello di Grease Pencil un colore sempre in RGB, anche qui non avremo problemi né di glitch né di sovrapposizioni. Grease Pencil presenta molte opzioni, come opacità, eccetera, ma la cosa che ci interessa è semplicemente il modificatore thickness, per modificare lo spessore qualora avessimo bisogno di cambiarlo e di riadattarlo. Ci sono anche altri modi, tipo in edit mode o c'è un adjustment per lo spessore. Però non sono così efficaci. Senza cercare in giro, la cosa più pratica è inserire eventualmente un modificatore per cambiare lo spessore se è richiesto. In questo modo il nostro render dovrebbe essere a posto. Il modo di lavorare di Grease Pencil è che comunque indipendentemente dalla posizione nello spazio, anche settando la posizione nel 3D spazio, mi passa sopra le quote, ma questo non è un grosso problema. L'immagine in questo modo può essere salvato come un'immagine PNG da poter presentare come lavoro finito. Vediamo ora come preparare il nostro lavoro per la stampa e per la presentazione di una scheda tecnica. Facciamo un po' di ordine, ad esempio nascondiamo il nostro empty, raccogliamo tutte le quote, spostiamole in una cartella dedicata, in modo che siano anche selezionabili in un colpo solo. Posizioniamo CTRL-Alt-0 la telecamera dall'alto. Naturalmente la telecamera dovrà essere impostata orthographic in modo da non avere problemi prospettici qualora volessimo inserire qualche oggetto 3D. 0, la scala va impostata qui. Blend come impostazioni di default ha un 16 noni che per la stampa non va bene. Esiste un add-on che viene messo di default solo nelle versioni di sviluppo, che si chiama Render to Print, vi metto il link in sovraimpressione, che aggiunge alla linguella di output questo pannello. Una volta impostato Landscape e il formato A4 con una risoluzione di 300 dpi o 600 a seconda di come vogliamo definito il nostro disegno, basta applicare le dimensioni di stampa per avere il formato classico A4 o quello che preferiamo, sempre scalando l'immagine in modo da portarla ad una buona dimensione, possiamo salvare il nostro disegno come un'immagine PNG. Questa è la risoluzione di un A4 a 300 dpi. Tuttavia, un'immagine presentata così non ha l'aspetto professionale delle schede tecniche, dei disegni tecnici che si presentano per un lavoro industriale o artigianale. Esiste un add-on, che ancora vi metto in sovraimpressione, che è Touch Draw, che permette
di riprodurre la classica scheda dei disegni tecnici. L'add-on aggiunge una linguella dedicata e prevede di lavorare con freestyle e un foglio bianco. L'ho trovato piuttosto laborioso come sistema, quindi ho preparato una cartella da usare come asset in modo che quando serve sia già pronto da inserire nel disegno. In questo modo inseriamo una cartella che contiene tutti gli oggetti a patto di inserirlo non come instance ma come oggetto vero e proprio, in modo che sia modificabile. La cosa migliore è posizionarlo sullo zero. Le linee sono già predisposte con gli spessori giusti per venire stampati ed ha una sua camera dedicata che ovviamente va messa come telecamera attiva. Da tenere conto che la telecamera non prende la forma di output, quindi in ogni caso questo add-on deve essere applicato perché anche la telecamera che noi importiamo da un file esterno comunque mantiene le caratteristiche del documento per quel che riguarda le caratteristiche di output. Questo oggetto per ora lo spostiamo. Touch Draw così preparato è comunque formato da un oggetto con tutto il resto imparentato in modo che venga mantenuto negli spostamenti eventuali. Questi sono editabili con semplice tab. Qui andrà inserito il logo dell'azienda o il vostro logo. Ora si tratta di proporzionare il disegno. Questo può essere fatto molto semplicemente anche mantenendo i nodi, selezionando tutte le quote, Shift, il nostro grease pencil e anche la nostra mesh originale e facendo semplicemente S. Ecco, teniamo conto che andranno indicate delle specifiche o un disegno in 3D, ora lo vedremo. In ogni caso è preferibile che non sia a ingombro totale. Possiamo per esempio metterlo qui. Anche scalando l'oggetto, tutte le quote rimangono uguali, mentre si adattano tutti gli spessori. Ecco, forse per impaginarlo meglio potremmo recuperare un po' di spazio qui. Questa potrebbe essere un'impaginazione infinita. La presentazione migliora molto se si mette una rappresentazione 3D. Molte schede che ho visto presentano il disegno su un lato, delle spiegazioni sotto o di fianco e vicino una piccola resa dell'oggetto messo in una posizione che sia ben visibile nella sua forma reale. Per realizzare lo schizzo in 3D dobbiamo prendere in mano la nostra mesh ed estruderla. Salto questa parte perché si tratta di operazioni che non entrano nell'economia dei nostri discorsi. Ho preparato un'ipotetica resa del nostro oggetto in 3D. Vediamo di inserirlo all'interno del nostro disegno tecnico. Possiamo scalarlo ancora. S. Ecco, ora per un momento rendiamo invisibile sia grease pencil che le nostre quote. E questo lo mettiamo sullo zero degli assi. Adesso utilizziamo la scheda Touch Draw per creare le varie viste. Queste sono le varie disposizioni che può dare, i vari tipi di specchiamento. È uno specchiamento di tipo europeo, lo vediamo qui. Adesso non più di tanto non mi interessa, comunque è coerente con questo disegno. Selezioniamole tutte e facciamo Add Multiparts View. Creerà una serie di copie che vengono disposte in tutti i possibili angoli a 45 e 90 gradi. Si può anche lavorare qui modificando la distanza, facendo aggiorna view, ma non sempre funziona correttamente. La cosa più semplice per riposizionarli è impostare solo la locazione, doppio clic per selezionarli, S e distanziarli quel tanto che non si incastrino tra loro. Ora si tratta di scegliere una o due al massimo di queste viste che siano le più chiare possibili. Questa naturalmente è da escludere perché l'abbiamo già nel nostro disegno. Può anche essere una di queste poi rimodificata e ruotata in modo che sia visibile come piace a noi, non c'è un obbligo. In questo caso, dato che il nostro oggetto sotto è piano e quindi è sufficiente vedere la planarità, ma è importante vedere la parte sopra, potremmo per esempio stabilire di utilizzare queste due. Quindi Shift, deselezioniamo queste, Cancel, eliminiamo le altre e le portiamo qui. Ecco, cosa molto importante invece per la presentazione è che queste due siano allineate, quindi andiamo sul nostro Align Tool e le allineiamo sulla X. Rimettiamo in vista sia il disegno che le quote. Una cosa importante, io qua l'ho scritto nell'oggetto, è eliminare le varie ombre che si possono sovrapporre. Quindi selezioniamo il nostro oggetto ed eliminiamo le ombre.
Per quanto riguarda il materiale, le cose che incidono sono due. Primo, sicuramente il tipo di materiale che daremo al nostro oggetto, che deve essere generalmente un metallo opaco in modo che non crei riflessi, perché sia più leggibile. E poi il tipo di luce che incide. Tra le varie cose che metto a disposizione inserisco anche un wall che io ho chiamato bianco standard, con un po' di caratteristiche. Ho fatto dei nodi che prevedono anche una sfocatura, casomai avessimo un metallo che riflette per non vedere oggetti della scena riflessi, e varie impostazioni, ma soprattutto un'immagine HDRI che abbia un tipo di bianco ben compatibile con i metalli. Ora in realtà le immagini sono due, viene impostato tutto su un'immagine sola, eventualmente si può mixare con una seconda immagine. Funzionano molto bene per i metalli. All'interno del file Touch Draw, gli oggetti che vengono inseriti di default nella scheda, che poi vanno cancellati, hanno già un paio di metalli che vanno molto bene per questo tipo di lavoro. Possiamo cancellare questa immagine che non ci interessa, e nel video finale vedremo le ultime cose e tireremo qualche conclusione.